dici adesso, ti prego amore, troviamo un compromesso, non lo capisci che proprio non c'è paragone, io il microfono non per cantare, lo voglio usare, a me mi piacciono i membri dei Ne, insieme con le mani, a me mi piacciono i membri dei Neri, insieme, a me mi piacciono i membri dei Neri, non sento, a me mi piacciono i membri dei Neri. Grazie. Michele Ungari, proprio mentre tu finivi l'esibizione, due giurati hanno fermato, cioè stavano fermando, ma non hanno avuto il tempo. No. Ah, sbagliato. Ah, ok. Quindi c'era solo io un clip. Schiacciato? No, scusami, perché mi ha fatto schiattare le risate. No. Allora, c'era solo, allora c'è stato solo un giurato che ha cercato di fermare l'esibizione. Ed è, credo, a questo punto credo sia Selvaggia Lucarelli. Ho cercato di fermarti solo per una ragione, perché mi giravo verso il pubblico e vedevo signore di 70 anni che facevano così con le mani. A me mi piacciono i membri dei Neri. Beh, siamo veramente al top. Complimenti a tutte. Non so se se ne sono rese conto di cosa stavo... Sì. Secondo me sì. Basta, ho detto tutto quello che dovevo dire. Paolo, invece tu ridevi tanto, infatti l'errore... No, è stato un errore. Sì, no, io ridevo perché Michele, ma è... Devo dire... Lui ha fatto delle scelte difficili, cioè lui ha preso la terza scelta. Vabbè, di Alessandra Amoroso, estranei a partire da ieri, non è la più cioè Immobile era molto più famosa. Milli d'abbraccio non è la pornostar più famosa, avesse detto Ciccio. È una scelta difficile, infatti, proprio, infatti. No, invece l'ho trovato fine. Io l'ho trovato proprio. No, è un personaggio. Chiedo scusa, un intro che utilizzo in Me le pare serate, diciamo. No, lo immagino. Risponde la signora Lucarelli che rimane molto scandalizzata. Dopo la serata cosa succede? Però secondo me va benissimo. Dopo l'intro, come va la ser? Cioè, va bene. Io faccio il cantastorie, però mi presento come un concertista impegnato, diciamo. Ma tu, infatti, questo personaggio secondo me è molto fico, molto fico. Io non sono rimasto per niente scandalizzato e mi ha fatto divertire. Trovo che sia molto interessante tutto, che suoni bene la chitarra, che si propone bene, che è divertente. È un po' avulso dal nostro contesto. Spero che tu abbia un grande futuro. Faccio fatica a immaginarla in mezzo a quello che noi stiamo cercando. Va bene. Quindi, allora, Selvaggia per te è un no, abbiamo capito. No. Per te, Paolo? Per me è sì. Sì, per te, Diego? E per me sì, anche per me. Due sì, quindi sei ammesso al giudizio finale che tra pochissimo vai nel backstage o, se preferisci, nel black stage. A dopo. A tremare stavo, mamma mia. Tremavo all'inizio.